venuta domenica scorsa e sono tornata a controllare. Ho trovato grande miglioramento. Anch'io l'ho detto al pubblico all'inizio del concerto, ero passato anch'io 3 giorni fa e passare oggi è, si è visto tutto quello che hanno fatto questi ragazzi e l'atmosfera è, devo dire, molto molto bella. Grazie. I centri sociali ci sono sempre stati. Qua è particolarmente bello perché intanto per lo spazio e poi perché forse sì, hai ragione, in questo momento un po' mancava, quindi si nota di più. E poi siamo in un momento, come sappiamo, storico particolare, quindi si nota ancora di più. E poi mi sembra che ci sia un clima molto bello, molto giusto, con presupposti giusti. Penso che il momento definito da tutti molto negativo, oggettivamente, per tutti i problemi che abbiamo, c'è in realtà un grande senso e nucleo di positività, cioè il fatto che le persone sono molto più vicine di quello che si può immaginare. Cioè forse la forza di questi posti, forse le cellule di Occupy partite l'anno scorso un po' in tutto il mondo, hanno forse questa forza, cioè il fatto di avvicinare oggettivamente delle persone che hanno sempre indicate, no, come molto distanti, come classi sociali distanti, come appartenenza culturale diversa. In realtà penso e sento personalmente che in questo momento siamo molto più vicini di quello che ci vogliono far credere. Guarda, dico una cosa personale. Ho sentito dal primo momento in cui sono passata di qua dei sorrisi e dei grazie d'aria che non mi aspettavo, perché a volte quando, insomma, io lavoro parecchio in televisione oltre a fare altre cose e la televisione porta con sé anche dei pregiudizi, alcuni giustissimi, altri meno. E forse questa è la prima volta che, insomma, io sono tanti anni che sto a Milano, sono 30 anni, quindi sono passata appunto da tanti centri sociali, da tante situazioni, da tante situazioni appunto, però ha ragione Cesare, insomma, voglio pensare, voglio credere che così come si è sentito in altri luoghi, in giro per il mondo, ci sia... Siamo tutti un po' più aperti, abbiamo tutti più voglia di guardarci in faccia, insomma, senza necessariamente sapere o voler definire cosa facciamo, no? Dove lavoriamo, chi siamo, come siamo vestiti, ma anche cosa pensiamo. Forse bisogna trovare dei punti comuni che sono quelli che sono importanti per noi, anche fare cultura, essere cultura, come nel caso di Cesare. Ma anche tante altre cose, anche parole molto più semplici di condivisione, di curiosità, di movimento, senza stare a raccontarcela troppo in maniera troppo retorica, però credo che qui si respira